stati interpellati dal comitato di quartiere del villaggio turistico Montebello, disegnato dall'architetto portoghese. Siamo a Bracciano, in provincia di Roma. Quello che vediamo sullo sfondo è Bracciano Nuova. Quella che vediamo in primo piano sembrerebbe una discarica a cielo aperto. Ci troviamo a Villaggio Montebello, un villaggio disegnato dall'architetto portoghese, oggetto di almeno due ispezioni dell'ASL. Che ha verificato zone di pericolo e zone di abbandono, con presenza di topi ed elementi pericolosi per la società. Qua ci troviamo in presenza evidentemente di un cantiere edile in stato di abbandono. Pare che il comune di Bracciano non abbia potuto mettere in sicurezza quest'area, che come vediamo è perfettamente accessibile anche da bambini che potrebbero venire a giocare in quest'area. Perché pare che qualcuno abbia fatto un ricorso. Come abbiamo visto, non c'è nessun divieto di accesso, si può accedere tranquillamente. Ci troviamo davanti a delle case. Zona urbana accessibile a tutti, accessibile ai bambini, non bonificata. Ripetiamo, ci troviamo a Bracciano. Questa che vediamo sullo sfondo è la braccianese Claudia. Qui davanti abbiamo un grande supermercato, tutto il quartiere di Bracciano Nuova, la sede della Bracciano Ambiente, villaggio Montebello. Perfino dai cortili esterni delle case si può accedere tranquillamente a quest'area. Come possiamo vedere, è pericolosa per grandi e piccini. Dove chiunque può entrare e uscire facilmente. Questo doveva essere la zona, il grande parco a disposizione dell'intera collettività di Bracciano, non soltanto degli abitanti di Montebello, ma dell'intera collettività di Bracciano, deve essere il parco giochi e sport, così come viene definito espressamente al punto E dell'articolo 5 della Convenzione. Stiamo parlando con il presidente del comitato di quartiere Villaggio Montebello. Che cosa sta succedendo da qualche anno qui nel villaggio?
Dunque, sono 25 anni che il comitato Montebello sta lottando affinché questo comprensorio, che è stato pagato come se fosse stato il progetto Portoghisi, e invece è diventato, secondo il rapporto dell'ASL, un ricettacolo di topi, di serpi, con cose nocive per, addirittura per la salute. Questo non siamo noi a dirlo, ma lo dice il rapporto dell'ASL. Ora, questa è la situazione in cui viviamo. Ci sono state delle forti inadempienze negli anni scorsi degli organi politico-amministrativi del Comune, che hanno consentito che la situazione degenerasse. Hanno distrutto un pezzo d'acquedotto e ci hanno costruito una villa sopra. Il comitato di quartiere del villaggio Montebello, dopo aver realizzato il proprio video sullo stato di abbandono di questo che doveva essere un gioiello dell'architettura italiana, non solo locale, ha aderito all'Associazione Nazionale Cittadini contro le Mafie e la Corruzione. Abbiamo interpellato il presidente nazionale, il dottor Antonio Turri, e vorremmo chiedergli com'è la situazione del villaggio Montebello alla luce delle vigenti normative italiane ed europee, e se quel cantiere che abbiamo visto prima, completamente aperto, accessibile ai bambini, e quindi anche tutte le zone di pericolo qui di villaggio Montebello che abbiamo potuto riprendere, se sono a norma e che cosa dovrebbe fare l'amministrazione non solo locale ma magari anche regionale o statale. Abbiamo volentieri accettato l'adesione del Comitato del Quartiere Montebello alla nostra associazione. Abbiamo raccolto insieme a loro documentazione e anche riprese video, così come abbiamo messo agli atti della nostra associazione i due rapporti compilati dall'ASL locale. Stiamo provvedendo a mandarla agli organi competenti perché il problema venga risolto. Ci sono sicuramente dei ritardi, io credo che siano visibili. Questi ritardi verranno segnalati appunto alle competenti autorità per stabilire anche quali siano le responsabilità passate e presenti. Come si dice, sempre nella speranza che ci sia un giudice a Berlino che faccia chiarezza, che arrivi alla verità e soprattutto che dia giustizia agli abitanti, ai cittadini di questo quartiere che hanno investito i loro risparmi, spesse volte di una vita, per costruirsi una casa. Stiamo anche esaminando i passaggi societari, gli appalti che si sono qui succeduti nel corso degli anni, e alcuni passaggi ad un primo esame sembrano abbastanza inquietanti. Trasmetteremo anche su questi passaggi, su questi lavori fatti, le carte agli organi competenti, a cui spetterà, io spero nel più breve tempo possibile, fare chiarezza e anche giustizia di quello che è avvenuto e di quello che sta avvenendo. L'ASL è intervenuta qui a Villaggio Montebello nel 2013 e poi nel 2014. Nel secondo intervento ha dichiarato che la situazione igienico-sanitaria e di pericolosità per i cittadini è aumentata. Guardi, noi, glielo ripeto, abbiamo in nostro possesso, dateci dal comitato delle carte. Le stiamo facendo esaminare dai volontari e dagli esperti della nostra associazione. Le ho detto, ad un primo esame ci sono sicuramente delle violazioni di leggi anche palesi,
violazioni di leggi anche palesi, come quella del non ripristino della sicurezza in luogo che compete all'autorità amministrativa locale. Segnaleremo questi fatti a chi di competenza, nella certezza che qualcuno dovrà intervenire, sempre con la nostra azione, cioè quella di stare a fianco ai cittadini, trasmettere e supportarli nella trasmissione delle carte, dei loro esposti e delle loro denunce alle autorità competenti e soprattutto chiedendo che venga ripristinata anche una forma di, diciamo, di rispetto delle normative previste. C'è un senso chiaro da parte, c'è stato un senso e una convinzione da parte degli aderenti al comitato, che credo siano tantissimi, cioè sono tantissimi rispetto al numero, diciamo, degli attuali residenti, e questo senso di sfiducia si è trasformato in rabbia ora, e io credo che sia giusto reagire perché vengano colpite le responsabilità e vengano risarciti i danni a chi li ha subiti. Come ultima cosa, abbiamo visto che ci sono addirittura delle strade ancora non finite, quando qualcuno aveva preso l'impegno di sistemarle prima di andare avanti con l'urbanizzazione locale. Sono compiti della politica, e i cittadini giudicheranno se ci sono state capacità o meno a risolvere i loro problemi con strumenti, diciamo, della democrazia. A noi quello che interessa come associazione, per scopo e missione dell'associazione, è e resta quello del ripristino del rispetto delle leggi. Perfetto, un'ultimissima domanda. Lei, dottor Tura, ha firmato un articolo stampa qualche tempo fa in cui si parlava di intimidazione anche di stampo mafioso qui a Villaggio Montebello. Beh, noi abbiamo sentito, ascoltato alcuni dei cittadini, parlano di minacce velate e meno velate, parlano di una denuncia effettuata agli organi di polizia competenti. Anche su questo stiamo vedendo come si è agito, qual è il livello, diciamo, dell'impegno degli organi preposti, e anche a vedere cosa è successo qui, chi sono i gruppi economici, quali sono stati gli interessi e perché c'è la situazione che è degenerata. No, perché la situazione che voi avete documentato, cioè bisogna rendere conto di quello che si fa nel paese, bisogna abituarsi a rendere conto, cioè non si fa l'ufficiale di un organo di polizia, non si può fare l'amministratore, non si può fare qualsiasi altra funzione pubblica pensando di non dover rendere conto ai dominus di questo paese, che sono e restano i cittadini. Grazie. Prego.